di strada, questo premio? Ne ho fatta di strada e non è una strada che è rimasta senza storia, perché il 68 era un anno particolare, un anno di grandi passioni politiche, anche di grandi tormenti, di grandi scontri, ma tutti quelli che parteciparono a quegli anni e che hanno qualche anno in più ricorderanno che c'era la convinzione straordinaria, fortissima, di tutti i protagonisti dell'epoca, che chi non conosceva la storia sarebbe stato destinato a riviverla. Il premio Acqua e Storia compie 45 anni e guarda caso, guarda combinazione, quest'anno è anche l'anno in cui l'Europa vince il Nobel per la pace. Io sono sicuro che in quei 5.000 valorosi che morirono l'8 settembre, domani dell'8 settembre del 1943, c'era la determinazione di chi voleva cercare la pace e contribuì con il proprio sangue, con il proprio sacrificio personale, a creare un'Europa che da 60 anni non conosce più guerra. Quindi oggi noi siamo particolarmente orgogliosi di essere qui a presentare questo premio. E siamo ospiti di una meravigliosa città, Acqui Terme. Tu hai già provato le proprietà di queste acque? No, non fanno tempo, spero domani mattina. Neanch'io, ma allora chiamerei colui che ci ospita, il primo cittadino che lo vedo qui in prima fila, Enrico Silvio Bertero, un applauso per lui. È stato eletto, benvenuto, è il primo premio da sindaco praticamente. È stato... Aspetti che prendiamo un microfono, ecco qui. È stato eletto 5 mesi fa. Con grande emozione, un parterre così io non l'ho mai visto da sopra, lo vedevo da sotto, ma stasera mi sembra ancora più straordinario, davvero, per le personalità che abbiamo qui questa sera, per i cittadini di Acqui che riescono da 45 anni a fruire di questo straordinario premio che ormai ha superato i confini locali, è arrivato ad essere davvero un premio nazionale e forse ancora qualcosa in più. I testimoni del tempo che abbiamo avuto, che abbiamo, che avremo, sono la testimonianza dell'importanza di questo premio. Anche perché Acqui, questo centro di 20.000 abitanti incastonato al sud del Piemonte, nell'Alto Monferrato. L'Alto Monferrato, se stai arrivando l'Alto Basso. Ah, non l'ho mai capito, ma va bene. Alto, ci consente davvero di poter presentare al mondo le nostre tre fantastiche peculiarità. Una per una ce la possono avere tantissimi centri italiani, ma il fatto di avere dei prodotti enogastronomici straordinari, li assaggerete. Il fatto di avere gli scavi archeologici, Acqui vanta una storia ormai 2500-2400 anni. E il fatto di avere le terme, queste tre cose insieme, due le trovi, tre forse no, che Acqui le offre. Quindi grazie a questo credo che la nostra cittadina possa davvero guardare senza tema di nessun atto di debolezza di qualsiasi altro centro. Il fatto di io ormai far parte da anni di ETA, ovvero questa grossa associazione di cittadine termali internazionali, questo vuol proprio dire che Acqui il suo posto ce l'ha. Allora, dobbiamo ritornarci. Grazie sindaco. Grazie per essere stato con noi.